Salve cittadini di Chanelot Bike, nuovo servizio, nuova meta. Ebbene sì, oggi mi trovo qui esattamente a Lavarone per verificare com'è la situazione del virus, del coronavirus, e vedere appunto chi indossa la mascherina e chi no. Vedremo chi rispetta appunto queste leggi legate al coronavirus. E quindi a voi la visione. E allora cittadini, come ho detto prima, mi trovo qua a Lavarone. Qui come vedete ci sono bar e alcune strutture aperte. Com'è? Ed ecco che incontro la prima persona che in quel momento lì, pensate, stava traslocando. State traslocando? Cittadini, abbiamo trovato qua una persona in fase di trasloco e che vuole dire due parole a riguardo del virus. Prego. Ascoltate attentamente cosa dice. E purtroppo era una batosta per tutti quanti. Speriamo che finisse prima. È importante che non scherziamo ancora finché non è finita. È giusto, come dico sempre, indossare la mascherina e mantenere le distanze dovute. Beh, per forza. Io tutto questo tempo ho lavorato ogni giorno e non l'ho mai tolta. Bene, con queste nuove regole. Bisogna adattarsi, ecco, tutto lì. Se rispetti è facilmente, se non rispetti non è facile niente, no? Sì, quindi ci auguriamo che finisca il più presto. D'accordo anche a lei. E a tutti quanti. Qui sta andando bene il trasloco? Sì, sta andando bene, adesso sì. Abbiamo venduto e andiamo giù a Caldonazzo. Siamo più vicini al lavoro. Sì, ed allora sono anche questioni per lavorative, anche giusto, no? Sì, esatto. Poi, insomma, comunque tempi di virus, stiamo bene qua. Sì. Come ognuno preferisce, insomma. Esattamente. Buongiorno. E dopo aver inseguito questo ciclista che andava nella mia stessa direzione della strada e pareva che non avesse la mascherina, dopo lui va nel retro della sua abitazione per poi uscire. E sentite bene che cosa dice. Scusi, ce l'ha la mascherina? E guardate attentamente che cosa tira fuori da dietro. Faccia vedere. Ebbene sì cittadini, uno scaldacollo. Quella lì. Però servirebbe quella normale, a dire la verità. Ma sono a casa io. No, le dico di consiglio di portarla dietro, e non si sa mai se magari si ferma a parlare con qualcuno o cose così. Quella chirurgica. Dico, va bene? Grazie. No. Avete visto cittadini? Una persona, un ciclista che ho inseguito e che non aveva la mascherina ma aveva un semplice scaldacollo. Quindi non vale, perché bisogna avere appunto la mascherina chirurgica che protegga bene da questo virus. Peccato comunque, d'altronde la persona si è scusata e quindi a posto. Ecco, e come vedete cittadini, abbiamo altre persone invece qua comunemente al bar che consumano e hanno la mascherina. Da Leo Bike per ora è tutto, al prossimo servizio. Ciao ragazzi!